Un anno fa la tragica notizia della scomparsa del colonnello Gabriele Mambor, da meno di 2 anni in servizio presso il comando provinciale dei carabinieri di Crotone. Si è spento il 22 ottobre per un malore improvviso durante un'immersione in acqua. L'uomo dello Stato, 49 anni e originario di Roma, era appassionato di pesca subacquea e aveva assunto il comando provinciale dell'arma dei carabinieri nel settembre del 2020, provenendo da Bari, dove aveva comandato il reparto operativo. Aveva già prestato servizio in Calabria, prima nei cacciatori di Vibo Valentia e quindi al comando del Rosso di Reggio. Sono sicuro che da lassù saprei vegliare su di loro come su tutti noi. Ciao Gabriele, ciao. Presso la parrocchia di Santa Rita è stata celebrata una messa in suo suffragio, presieduta dal cappellano militare del comando Legione Carabinieri Calabria, Don Vincenzo Ruggero, insieme a Don Ezio Limina. Senta, forse ciò che conta nella vita, come queste persone dell'arma o di altri corpi, è la credibilità agli occhi della gente. Certamente, questo è un requisito assolutamente imprescindibile. Certamente Gabriele Mambor è stato una persona credibile perché coerente con i principi in cui credeva, era sempre il primo, no? Dava l'esempio, quindi non era un militare, un ufficiale che dava le disposizioni e si fermava lì, no, era sempre il primo ad andare, diciamo, a prendere l'iniziativa e ha sempre dato un esempio molto positivo ai suoi militari. Che eredità le ha lasciato Gabriele Mambo? L'eredità, un'eredità molto pesante, perché sono diversi, decine i racconti, gli aneddoti delle sue attività, delle sue imprese e sinceramente non è facile poter raggiungere le sue vette. Per cui per me l'eredità più grande è la testimonianza di aver avuto un collega che si spendeva per gli altri, si spendeva per i più deboli e che veramente interpretava il suo mestiere come una grande missione. Senta, negli uomini dello Stato io penso che la cosa più importante, oltre che le operazioni, sia l'essere credibile. E la credibilità forse Gabriele Mambor, noi che l'abbiamo conosciuto, l'ha data. Assolutamente sì. Lui era dietro a quella maschera di rigorosa, forte, si nascondeva la saggezza dell'uomo che sapeva cogliere nelle piccole cose e anche nel difendere il più debole quelle che erano il vero significato del suo lavoro, della sua missione. Per questo le sue azioni qui a Crotone sono ricordate così fortemente.